Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento di presentazione degli autori eh, finalisti del premio, Galileo, premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2020, 5 eh, libri per 6 autori. E questa sera incontreremo appunto i finalisti che sono stati selezionati ormai parecchio tempo fa. Scherzando, eh, diciamo che questa probabilmente è l'edizione più lunga eh, nella storia, nei 14 anni del, del Premio Galileo. Perché eh, l'anno scorso, eh, proprio nel mese di ottobre, il comune di Padova. Assessorato alla cultura che è promotore eh, del, del premio ha diffuso eh, il bando eh, per l'edizione 2020. Eh, la cinquina finalista è stata selezionata appunto dalla giuria scientifica eh, presieduta da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, il 2 dicembre 2019 e da lì è iniziato un lungo viaggio che in teoria si doveva concludere la prima settimana di maggio e che invece eh, cause eh, ovviamente a noi note eh, ci hanno portato oggi 17 ottobre appunto e poi domani 18 ottobre alla eh, proclamazione del, del libro vincitore. Eh, questa sera, vi dicevo, incontreremo gli autori e incontreremo la giuria scientifica. Vi spiego molto velocemente appunto come si svolgerà eh, la votazione domani e come si svolgerà la serata. Eh, qui in sala ci sono, eh, vedo alcuni membri della giuria esterna. Eh, come dicevo prima, la cinquina finalista è stata selezionata il 2 dicembre eh, del 2019 da una giuria scientifica presieduta da Alberto Manali. È composta da 10 eh, eh, membri, 5 giornalisti e 5 eh, docenti dell'Università di Padova, che dopo vi nominerò. Eh, da lì siamo partiti poi, nei mesi di febbraio e marzo, con un tour promozionale che ha toccato le città di Milano, Torino, avrebbe dovuto toccare poi Trento e Padova, ma eh, la chiusura ci ha portato a realizzare degli eventi in, in digitale. E da stasera entra in campo invece la giuria esterna. Eh, la giuria esterna è composta da dieci scuole eh, provenienti da tutta Italia che sono state selezionate con il concorso scuole, eh, appunto eh, Galileo Galilei, che è eh, appunto eh, eh, una delle novità dell'edizione 2020 del premio e poi da 100 studenti universitari anche loro provenienti da tutta Italia. Quindi innanzitutto do il benvenuto a chi è presente in sala e do il benvenuto anche a chi ci sta seguendo da casa perché proprio per permettere l'attività di voto abbiamo deciso di dare l'opportunità comunque di seguire in remoto le attività del premio. Quindi innanzitutto grazie per la vostra partecipazione e per aver appunto anche quest'anno deciso di di essere coinvolti nel premio. Eh, prima di entrare e di chiamare sul palco i primi finalisti eh, di questa sera, eh, io volevo ringraziare eh, nuovamente a nome di, di Goodnet, il Comune di Padova, eh, Assessorato alla Cultura, che appunto ha eh, promosso anche quest'anno, tra mille difficoltà, la, la manifestazione e non solo ha promosso l'organizzazione del, del premio, ma un'intera settimana di eventi, di dibattiti eh, che, vi assicuro, eh, quest'anno è stato particolarmente complesso eh, organizzare proprio per permettere a tutti la partecipazione in totale sicurezza. Eh, quindi grazie al, al Comune di Padova, eh, grazie anche all'Università di Padova e ai Telepost che eh, collaborano appunto all'organizzazione del premio Galileo. Eh, grazie anche alla giuria eh, scientifica inizio a chiamare sul palco i giornalisti che compongono la manifestazione Gabriele Beccaria firma della stampa e responsabile degli inserti Tutto Scienze e Tutto Salute. Benvenuto Gabriele. Ti puoi accomodare qui e trovi già il microfono. Poi abbiamo collegata da casa Silvia Bencivelli, giornalista, saggista e conduttrice radiofonica e televisiva. Silvia, benvenuta. Non so se senti l'applauso, ma ti assicuro che c'è. Cioè, no, vabbè, ok. Eccoci. <ride> Poi... Ciao, ciao da casa mia. Benissimo. Maurizio Borin, docente di agronomia all'Università di Padova. Giovanni Caprara, eh, saggista ed editorialista scientifico del Corriere della Sera. Benvenuto. Barbara Carfagna, giornalista RAI. Benvenuta, prego. Poi, sempre in rappresentanza dell'Università di Padova, Marco Ferrante, docente di calcolo delle probabilità all'Università di Padova. E poi in collegamento da casa, la vedete già, quindi c'è Rossella Panarese, autrice e conduttrice di Radio 3 Scienza. Benvenuta, Rossella. Grazie. 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 E cito anche eh, gli ultimi tre membri della giuria eh, scientifica eh, designati dall'Università di Padova: Maria Maddalena Parlati, docente di letteratura inglese, Maria Berica Rasotto, docente di anatomia comparata, e Flavio Seno, docente di fisica teorica della materia, sempre dell'Università di Padova. Allora, questi dieci membri della giuria scientifica, assieme al presidente Alberto Mantovani, hanno designato la cinquina che andremo a presentare questa sera. Eh, il format è abbastanza rapido, ogni autore o ogni copia eh, di autori avrà a disposizione 10 minuti per presentare eh, come meglio ritengono, come diciamo noi, il proprio libro finalista e poi eh, si sottoporrà alle domande della nostra giuria. Eh, iniziamo appunto con il, il primo libro, eh, un libro che eh, ha una storia che inizia da tantissimi anni fa, eh, addirittura da 6 milioni di anni. Eh, stiamo parlando del giro del mondo in 6 milioni di anni, edito dal Mulino eh, nel 2018, e stiamo parlando di una coppia di autori, Guido Barbuiani e Andrea Brunelli, che invito a salire sul palco. Allora. Bisogna fare il giro di qui per ritirare i microfoni igienizzati e il telecomando per far avanzare la eh, presentazione. Intanto chiedo alla regia di preparare la presentazione. Grazie e benvenuti a Guido Barbuiani e Andrea Brunelli. Benvenuti. Grazie a voi. Grazie. Noi siamo in due, quindi ci siamo divisi i dieci minuti in 5 e 5. Buonasera. A tutti grazie, Antonio, grazie a tutti voi per essere qui questa sera e per darci la possibilità di presentare appunto eh, una storia che io e Guido tenevamo a eh, scrivere. Non siamo i primi a scriverla, siamo quelli che hanno provato ad aggiungere ancora qualcosina di nuovo. È una storia che, come diceva Antonio, inizia tanto tempo fa, inizia 6 milioni di anni fa, potrebbe anche iniziare prima volendo, però noi abbiamo voluto mettere questo punto di eh, inizio a 6 milioni di anni fa e parliamo di migrazioni, parliamo di migrazioni di una specie la nostra. E dietro di me, alle mie spalle, vedete proprio un reperto di 6 milioni di anni fa. È un teschio, un teschio non di Homo sapiens, di un altro ominide, un nostro antenato, un nostro parente molto remoto. E si chiamava Selanthropus, non è tanto importante il nome quanto è importante che questo reperto ci, diceva, ci dice già qualcosa su quello che i nostri antenati potevano fare 6 milioni di anni fa, all'inizio di quella che è stata poi la migrazione che ha caratterizzato la nostra specie, le migrazioni. Se prendessimo in mano questo teschio, noteremmo che sotto troviamo un foro, un foro mm, che da solo mm, potrebbe non dirci niente. Ma eh, gli antropologi, hanno, eh, analizzandolo, hanno scoperto che Selanthropus, scusate vi stavo dando le spalle, che Selanthropus camminava anche, anzi, oltre a utilizzare l'andatura sugli alberi come altri primati, camminava in, in modo bipede. Quindi aveva già fatto quel primo passo che ha poi caratterizzato buona parte, anzi la totale parte delle nostre migrazioni. Noi arriviamo molto dopo, arriviamo circa 200.000 anni fa, sempre in Africa dove era Selanthropus e l'Africa comincia già a starci stretta, non troppo tempo dopo. Eh, non, a, non pensiamo a gigantesche società fatte di migliaia di individui, no. In Africa, 200-100 mila anni fa, c'erano piccole bande di cacciatori-raccoglitori e, e dovevano procacciarsi il cibo, seguivano le mandrie degli animali che cacciavano, erano schiavi delle stagioni, non, potendo, non coltivando il cibo. E, ehm, però, ad un certo punto, circa poco prima o poco dopo 100.000 anni fa, sto cercando di... non sto andando con la presentazione, ma... Eh, fantastico. E escono, escono dal... Facciamo così? Vai. Escono dall'Africa. Dall cercano di uscire dall'Africa, ci riescono e hanno di fronte a loro un mondo diversissimo da quello, che, eh, da quello in, cui, in cui viviamo noi oggi. Il Pleistocene, l'età della pietra, il momento in cui l'uomo, Homo sapiens, che come vedete è lì in Africa, esce, quando l'uomo Homo sapiens esce dall'Africa, il mondo è eh, il dominio dei giganti del Pleistocene, i mammut, tigri dai denti a sciabola, eh, rinoceronti lanosi e non siamo neppure non eravamo neppure l'unica specie umana presente sul pianeta. In Europa i primi europei veri sono i Neanderthal. In Asia abbiamo probabilmente ancora popolazioni relitte di Homo erectus e uomo eh, di Denisova, Homo Floresiensis in Indonesia. Insomma, è un mondo totalmente diverso, ma dall'Africa noi usciamo. Usciamo e in brevissimo tempo, eh, prima, questa ok, in brevissimo tempo, ero io a non saper fare, eh, colonizziamo, il, eh, colonizziamo la totalità del globo. Come come facciamo? Beh, per la maggior parte lo facciamo a piedi. E alcune delle storie delle migrazioni che raccontiamo nel nostro libro siamo, parliamo di storie incredibili, tipo di quando siamo arrivati a piedi in Australia, oppure quando siamo arrivati sempre a piedi attraverso un continente che al momento non c'è più, che si, trova, che si trovava tra l'Alaska e eh, il Nord America. Passiamo da nord dal, dall'Asia e arriviamo in Nord America a piedi. Insomma, storie incredibili che oggi riusciamo a conoscere grazie all'altra protagonista del nostro libro che è la genetica, perché dentro le cellule di ognuno di noi, dentro il nucleo delle cellule di ognuno di noi c'è un messaggio dal passato, un messaggio da questi nostri antenati, che è codificato dai 6 miliardi di caratteri, dai più di 6 miliardi di caratteri che contribuiscono a formare la molecola del DNA. I genetisti cosa fanno? I genetisti leggono questa molecola. Leggendo questa molecola possono comparare le differenze che ci sono tra due molecole di DNA o tra insiemi di molecole di DNA e vedere quando popolazioni diverse si sono separate nel passato. E eh, in tempi ancora più recenti, eh, siamo, i genetisti sono riusciti a ritrovare molecole di DNA anche da reperti fossili, mh, parliamo di migliaia migliaia di anni. E vedere se per esempio le popolazioni che oggi vivono in un posto sono, le stesse sono dirette discendenti delle popolazioni del passato, se i Longobardi sono discendenti delle popolazioni che oggi stanno in Lombardia. Insomma, un sacco di domande che oggi possono avere risposta, grazie alla, eh, grazie alla tecnologia del DNA che ci permette di vedere alcune migrazioni del passato oggi, un viaggio iniziato tanto tempo fa e che continua tuttora. Grazie Andrea. Grazie. Dunque, 6 milioni di anni in 10 minuti vuol dire 600 mila anni al minuto. Sembra un'impresa un, un po' ambiziosa, ma infatti non vi racconteremo uh, tutto quanto. Una preoccupazione scrivendo, scrivendo questo libro è stata quella di cercare di... Capire, capire noi e poi far capire ai, ai lettori eh, che cosa voglia dire, che cosa voglia dire scendere dagli alberi e cominciare a camminare su due gambe, eh, che cosa voglia dire spingersi in un continente inesplorato. E abbiamo deciso allora di inventarci un personaggio che è stato un testimone oculare di tutta questa vicenda, che compare in ogni capitolo, si chiama Esumim, che è l'acronimo di Esseri Umani in Movimento. Ed è un'idea che in realtà non è nostra, l'avrete capito, è di Italo Calvino, lo usa nelle Cosmicomiche. Noi semplicemente abbiamo ribaltato il rapporto nel cocktail. Calvino usava poche righe di un testo scientifico per poi inventarsi un testo narrativo. Noi abbiamo fatto un testo narrativo di poche righe per cercare di dare l'idea di come ci si sentisse in quei tempi. E quando si parla di queste cose, spesso. La domanda poi che sorge, legata all'attualità, è che rapporto c'è fra le nostre differenze e fra quelle che chiamavamo fino a qualche anno fa il concetto di razza e il razzismo. Perché poi alla fine tutte queste storie di migrazione portano alla contemporaneità, a un momento in cui la migrazione colpisce tutti quanti, riguarda tutti quanti, fa sorgere, fa sorgere dei problemi. Io a lungo ho detto che il rapporto fra razza e razzismo secondo me è solo etimologico. Perché la razza riguarda come descriviamo le nostre differenze e il razzismo invece riguarda i diritti dei cittadini. Però, negli ultimi giorni, ho pensato che in realtà la migrazione di cui si occupa questo libro è proprio il tratto d'unione, la cosa che unisce razza e razzismo. Perché è la migrazione che fa sì che l'immagine che noi ci facciamo della gente diversa i sardi che sono piccoli, i senegalesi che sono alti e scuri. Diventi invece un elemento della nostra vita quotidiana e ci ponga dei problemi, dei problemi che prima non ci ponevamo. Beh, eh, naturalmente sono problemi difficili perché la coesistenza con delle persone diverse da noi fisicamente o anche solo culturalmente richiede, richiede uno sforzo. E allora su questo tema io vi farei vedere una eh, immagine che ho oh, famosissima, ve la ricorderete tutti quanti, no? la razzia del ghetto di Varsavia, perché su questa mi ha fatto riflettere un libro di Vlodek Golkorn, che è un bravissimo scrittore e giornalista. Golkorn dice, beh, quando si guarda questa figura, la nostra attenzione è attratta dal bambino, che è la vittima di questa razzia e terrorizzata con le braccia in alto. Ma i pensieri che ci ispira questo bambino non sono pensieri molto interessanti, perché quel bambino non ha scelta sta lì con le braccia alzate e va incontro a un destino drammatico. Quello che dovremmo guardare, quello che ci pone qualche problema, sono quei signori col mitra, perché loro sì, che hanno una scelta. Loro possono decidere se seguire gli ordini che hanno ricevuto, senza subirne alcuna conseguenza, se non per la loro coscienza, oppure non farlo, ribellarsi e naturalmente pagare un prezzo. Allora non vi sto a chiedere cosa fareste voi al posto di quello col mitra, non lo sappiamo, bisogna trovarsi in queste situazioni, ma ci sono delle situazioni più comuni, più vicine alla nostra esperienza, in cui noi siamo quello col mitra. Quando vediamo delle immagini di questo genere, quando vediamo come si svolgono oggi le migrazioni, e che cosa vuol dire migrare, allora noi in un certo senso siamo in quella posizione. Possiamo decidere di girarci da un'altra parte e quindi di non pagare alcun prezzo per questo, oppure possiamo decidere di prenderci delle responsabilità, di dire la nostra, di intervenire, anche ricordandoci che appunto quello di spostarsi da un posto all'altro non è una novità degli ultimi anni, è la cosa che l'umanità ha fatto per 6 milioni di anni e forse concluderei dicendo che spesso nel dibattito sulla migrazione oggi si ricorre alla metafora della radice, no? La radice. Uno ha le radici in un certo posto, quindi ha certi diritti. Beh, con tutta evidenza, le radici sono una cosa che servono alle piante per stare ferme, ma noi abbiamo le gambe e ce ne serviamo e ce ne siamo sempre serviti per andare molto in giro. Grazie. Grazie eh, a Andrea Brunelli e Guido Barbuiani, prego. È il vostro momento qui sotto i riflettori, non nell'ombra. Allora, adesso abbiamo tre minuti di tempo per eh, le domande eh, della giuria scientifica. Chi si prenota? Giovanni, vuoi iniziare tu? Sì. Le, le migrazioni rappresentano un tema affascinante, ma vorrei chiedere, le migrazioni si calano in un mondo di culture diverse. Ecco, come si affronta questo rapporto tra la migrazione e la cultura? Se avessimo la risposta avremmo un ruolo di grande rilevanza nelle Nazioni Unite. E secondo me forse la cosa che possiamo ricordarci è questa, che convivere con persone di culture diverse dalla nostra, che fanno da mangiare a un'ora diversa o che fanno musica, ascoltano musica quando vorremmo dormire, richiede comunque uno sforzo. Su questo dobbiamo essere chiari. Dobbiamo però anche renderci conto di qual è l'alternativa a questo sforzo. L'alternativa a questo sforzo non è tornare a un mondo pacifico in cui tutti ci si conosce e si va a comprare il latte alla bottega all'angolo. L'alternativa in questo momento è il moltiplicarsi di conflitti interni alla società. E credo che in una situazione di conflitto stiano male sia i più deboli, sia anche quelli più forti, perché essere continuamente in crisi, in lotta con gente che vive con te, non è una bella cosa. Se capiamo, se capiamo che questo passaggio è indispensabile, se capiamo che la migrazione semplicemente non si può fermare, forse ci muoviamo nella direzione giusta. Barbara Carfagna. Se mh, avete pensato, immaginato insomma, questo viaggio che avete ripercorso anche una futura speciazione: una futura Adesso, speciazione. Sì, allora. perché cioè, ci sono arari, come saprete, insomma, ah. molti intellettuali che prevedono <ride> no? questa nuova speciazione che avviene attraverso la robotica, attraverso. Eh, il discorso è. Oddio, non ho interrotto, No, 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 diciamo eh. la, la, il discorso, no, volevo un po' chiarirlo magari. No, alla, noi alla, nel, alla libro, nel libro facciamo più un po' di dietrologia, nel senso, noi abbiamo un approccio mm. basato quindi su, da un punto di vista molto biologico, biologia del, genetica, e quindi ad un certo punto, poi, oltre a un processo che normalmente, come la genetica, influenza anche altre specie, da noi sopraggiunge una cosa che c'è anche in altre specie ma che da noi raggiunge un livello molto elevato che è l'evoluzione culturale. Quindi il discorso eh, di speciazione proprio in termini... No, biologico. non nel libro, però... Ah. Dico proprio voi che vi siete so, fatti. Sì. Anche l che io so, il CRISPR per esempio, sì. no? l'editing genetico <ride> che cambia, eh, a voi così vi dà un'idea di una futura speciazione oppure sono solo delle proiezioni che si fanno... Non credo a livello di... Siccome siamo qui con un libro del mulino posso parlare male del mio altro editore che è Bonpiani. Arari quando parla di altre cose, economia, psicologia, io non so valutarlo, quando parla di genetica mescola delle teorie forti, dei dati forti con delle teorie improvvisate e spesso non sa bene quello che dice, lo dice benissimo, lo dice benissimo questo sì, ma è molto, difficile, un altro secondo, è molto difficile immaginarsi una speciazione, perché la speciazione riguarda piccolissimi gruppi isolati che a un certo punto incominciano a divergere, siamo a 7 miliardi e mezzo e tutti interconnessi, non, non ci succederà secondo me. Okay. Abbiamo dal da digitale Silvia Bencivelli che si era prenotata per una domanda. Silvia. Buonasera, vorrei chiedere agli autori... Che ruolo hanno avuto le malattie in queste migrazioni umane e eh, come e se è possibile studiarlo? S eh, sì, eh, sì poi il riferimento è soprattutto alle epidemie, ovviamente sì. vorrei <ride> portare <ride> un po' l'attenzione all'attualità. Ecco. Eh, oh, sì, ne, ve molto velocemente, nel libro tocchiamo appena appena questo, eh, questo, fa questo fattore, un fattore estremamente importante, nel libro facciamo l'esempio di un batterio che ci siamo portati da quando usciamo dall'Africa, che si chiama Helicobacter Pylori, è un batterio connesso a patologie mh, gastriche. e Abbiamo visto studiando questo batterio che la struttura genetica di Licobacter pylori è molto simile alla struttura genetica delle popolazioni umane, quindi studiando questo è una cosa che ci portiamo da quando usciamo dall'Africa. Per tutta la nostra storia, quindi mh, con rivoluzione del Neolitico, da quando incominciamo a coltivare e allevare animali, le malattie sono state con noi. Quindi, eh, il, Però il discorso è oggi... Subentra, subentrano componenti anche diverse, maggiori connessioni, come diceva Guido. Un tempo parlavamo di piccole popolazioni di cacciatori e raccoglitori. Quindi oggi mh, non, non penso ci possa fare esattamente un parallelismo. Io faccio fatica a guardare uno schermo o l'altro, però sì, guarda, uh, un, par un parallelismo, eh, qua da guardo qua, sì. con uh, cose del passato. È vero che sono sempre state con noi, sono sempre state con noi. Guido, vuoi aggiungere qualcosa? Bene. Allora, eh, congediamo i nostri primi autori, Guido Barbugliani e Andrea Brunelli. Un applauso, grazie e in bocca al lupo per eh, domani mattina. Allora, passiamo da al, secondo, al secondo libro. Eh, abbiamo parlato di, di viaggi, di migrazioni umane, e eh, proseguiamo con. Altri viaggi, però in questo caso sono le migrazioni degli animali. È il turno di Francesca Boninconti con il suo Senza confini, le straordinarie storie degli animali migratori. Benvenuta Francesca, lì il microfono e il pointer. Prego. Grazie Antonio per la presentazione, grazie anche a tutti voi per essere qui in questi tempi difficili e a chi ci segue da casa. Eh, come anticipava Antonio, io vi parlerò, vi racconterò di qualche storia di altri migratori che convivono con noi su questo pianeta. Ogni anno, infatti, il nostro pianeta è attraversato da miliardi di animali migratori. Tutti questi animali si mettono in viaggio però per un solo motivo. Tutti quanti hanno un appuntamento da mantenere, una promessa da rispettare. È la promessa del ritorno: cioè loro devono tornare nel luogo in cui sono nati per potersi riprodurre. Molti di loro macinano migliaia di chilometri, alcune decine di migliaia di chilometri in viaggi che spesso costano loro la vita. Non è un viaggio semplice, non è un viaggio facile. Attraversano i continenti, solcano gli oceani, spesso si spostano da un emisfero all'altro e sono in grado anche di superare alcune delle barriere ecologiche più grandi che abbiamo sul nostro pianeta, come il deserto del Sahara oppure le catene montuose del, dell'Himalaya. Eppure diciamo così lo fanno a cuor leggero, sono animali che non conoscono confini né geografici né politici e quindi scelgono di mettersi in viaggio. Direte voi, perché scegliere di mettersi in viaggio? Non sarebbe meglio restare dove si è nati, in un posto conosciuto, piuttosto appunto percorrere migliaia e migliaia di chilometri? Ebbene, quello che uh, dobbiamo sapere dei migratori è che loro in realtà vivono uh, e soprattutto si riproducono in delle aree del mondo. Um, che hanno un'altissima un stagionalità, per cui se nel momento e nella stagione in cui loro si riproducono sono il paradiso terrestre, cioè cibo e spazio in abbondanza per tutti, a un certo punto con il cambiare delle stagioni, con il mutare appunto uh, delle stagioni, uh, in realtà queste zone diventano inabitabili, non c'è più cibo a disposizione, magari fa troppo freddo o addirittura troppo caldo e quindi loro sono costretti a spostarsi, sono costretti a mettersi in viaggio, sanno perfettamente ricorrere dei pericoli, sanno che potrebbero Potrebbero morire, perdersi, eh, potrebbero essere predati da, da un predatore eppure appunto si, si mettono in viaggio, preferiscono quindi affrontare dei rischi, andare incontro ad una morte probabile per sfuggire ad una morte certa. Se restano fermi, sanno purtroppo di, di morire. A volte anche una morte eh, futura, se vogliamo, ci sono altri migratori, come magari le tartarughe marine o i salmoni, che vivono la loro vita adulta in un ambiente che è completamente diverso da quello in cui sono nati e se non tornano a riprodursi dove sono nati, che sia acque dolci o eh, spiagge, Ovviamente è un altro tipo di morte, no? è una morte genetica, non tramanderanno. I loro geni. Per tantissimi secoli noi di queste migrazioni, di questi spostamenti non ci abbiamo capito davvero nulla. Uh, vi basti pensare che Aristotele, <ride> al suo tempo, pensava che le rondini, che sono gli uccellini che vedete in foto, uh, si, diciamo d'inverno, uh, si trasformavano in, um, in rane. Quindi passavano l'inverno sotto forma di anfibi e poi a primavera rimettevano le penne e le piume e spiccavano nuovamente il volo. Questa teoria, che si chiama teoria della trasmutazione delle specie,. È arrivata praticamente indenne fino al 1700. Uh, si credeva ancora questa fake news, diciamo, concedetemi il termine perché, tra l'altro, come ogni fake news aveva anche un fondo di verità. E soltanto quindi, nell'ultimo secolo e mezzo, abbiamo iniziato a capirci qualcosa di più. 100-120 anni, non di più. La prima cosa che abbiamo scoperto è dove vanno, quindi quali sono i loro percorsi, quali sono le rotte che seguono i migratori. Ci siamo stupiti anche davanti a tantissimi record. Questo uccello qui che vedete in foto si chiama Sterna Artica. È un uccellino che assomiglia ad un gabbiano e ma pesa 100 grammi, quindi è molto più esile. Si riproduce in tutto il circolo polare artico, ma trascorre quello che è il nostro inverno in Antartide, al Polo Sud. Per fare questo viaggio, per spostarsi dal polo nord al polo sud, lui fa un viaggio di 90.000 km ogni anno. E quindi, diciamo, in una vita media, sono anche uccelli longevi vivono circa 25 anni in media. Arriva a percorrere in volo, da solo con le sue ali, 2 milioni e mezzo di chilometri. Quindi, sarebbe in grado, volendo, di fare tre volte il viaggio di andata e di ritorno dalla Terra alla Luna. Una marea di chilometri per noi bipedi, che come abbiamo visto, migriamo da 6 milioni di anni, ma che un viaggio del genere non siamo capaci di farlo con le nostre zampe, con i nostri piedi. Abbiamo poi scoperto che i migratori subiscono delle metamorfosi incredibili, delle incredibili trasformazioni. Ci sono animali che da carnivori diventano vegetariani e viceversa, quindi cambiano la loro dieta. Ci sono animali che ingrassano tantissimo, addirittura arrivano quasi a duplicare il proprio peso perché il grasso è il carburante che gli serve per il loro viaggio. Ci sono altri che invece subiscono delle trasformazioni, delle metamorfosi corporee davvero molto visibili come... I salmoni, cambia il colore della loro livrea, cambia eh, anche proprio la, la, la forma del loro corpo, digeriscono gli intestini per fare spazio alle gonadi e altri invece addirittura cambiano quello che è il loro ciclo vitale. Ci sono tantissimi uccelli che sono uccelli diurni, ma migrano di notte orientandosi con le stelle. Abbiamo poi cercato di scoprire anche come si orientano, per alcuni ci siamo riusciti, per altri no, abbiamo cercato di capire come riescono a mantenere la promessa del ritorno, quindi come fanno ad arrivare ogni anno nel posto giusto e al momento giusto. E in questo caso queste piccole tartarughe marine nel momento in cui nascono, in quei pochi metri che le separano dal, dal nido al mare, fanno una cosa eccezionale. Memorizzano le coordinate del campo magnetico terrestre di quella spiaggia, della spiaggia su cui per la prima volta nella loro vita hanno visto il mare e le ricordano per tutta la vita. Subiscono quello che si chiama un imprinting magnetico, lo studiava già Lorenz. L'imprinting è un tipo di apprendimento molto precoce e permanente, irreversibile, quindi, per tutta la vita loro ricorderanno le coordinate di casa. Noi ci mettiamo un po' di più di tempo invece per <ride> imparare dove è casa. Abbiamo anche cercato di capire da quanto tempo gli animali migratori migrano. E eh, la risposta non, in realtà non c'è. Non la sappiamo se anche loro migrano da milioni di anni. Quello che possiamo dire è che le migrazioni che vediamo oggi, così come le vediamo oggi con quelle tempistiche e con questi percorsi, diciamo, si sono evolute negli ultimi 10-12 mila anni, a partire dall'ultima glaciazione che ha coinvolto appunto il nostro pianeta. Questo uccellino che vedete in alto ha un nome un po' strano, si chiama Col bianco. Uh, e lui trascorre quello che è il nostro inverno nell'area um, uh, diciamo a sud del Sahara, quindi nell'Africa subsahariana. Però, come la sterna artica, si riproduce lungo il circolo polare artico, quindi deve fare praticamente 30.000 km tra andata e ritorno. Ma non è questo che ci interessa, come vedete, una parte della sua popolazione, uh, per appunto andare a riprodursi, attraversa tutta l'Asia, lo stretto di Bering, e spunta dall'altra parte, in Alaska fa una migrazione che ci ha presentato poco fa Guido e Andrea, che assomiglia molto alla nostra migrazione, quindi al percorso che ha fatto Homo sapiens per uscire dall'Africa e appunto nella sua espansione naturale tra i 100.000 e i 10.000 anni fa. C'è di più, molte delle rotte che seguono uh, gli uccelli migratori in questo caso per attraversare il Mediterraneo oggi ricalcano perfettamente quelle che sono le rotte utilizzate anche dai migranti umani. E a proposito di oggi... Migrare al tempo dell'antropocene per gli animali migratori sta diventando ovviamente sempre più difficile. Molti di loro sono specie protette, molti di queste sono già purtroppo specie a rischio di estinzione e i fattori sono tanti. Ci sono minacciati dall'inquinamento luminoso, dagli uccelli alle tartarughe marine, dall'ingestione della plastica che riguarda soprattutto animali migratori marini, dai cetaci ai pesci fino appunto agli albatros che sono altri migratori. Ci sono nuovi confini eretti dall'uomo, quindi strade e recensioni che tagliano spesso percorsi millenari e ovviamente anche specie aliene. In questo caso vediamo i granchi rossi dell'isola di Natale che sono uno degli esempi, diciamo così, classici eh, di animali migratori minacciati da una piccolissima formichina che si chiama Formica Pazza Gialla, che è una specie aliena. Ovviamente, poi c'è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico sta modificando la fenologia delle migrazioni, quindi sta cambiando la loro tempistica e anche i percorsi migratori. Alcuni migratori sono, eh, diciamo, muoiono letteralmente di fame a causa del cambiamento climatico, è il caso delle renne, e altri hanno, eh, vanno incontro a dei fenomeni davvero particolari. Eh, nel caso delle tartarughe marine, per esempio, abbiamo un processo di femminilizzazione. Che cosa significa? Nelle tartarughe marine il sesso dei nascituri è deciso dalla temperatura di incubazione delle uova sotto la sabbia. Con l'aumento della temperatura... Tutte le uova all'interno del nido nascono femmine. E questo è particolarmente vero in alcune aree del mondo che si stanno scaldando molto velocemente, come l'Australia. Infatti le tartarughe verdi che nidificano lungo la barriera corallina australiana purtroppo hanno un tasso di femminilizzazione davvero altissimo. Il 98-99% dei nuovi nati sono femmine. Rischiamo quindi di perdere tantissimi di questi migratori. Ma cosa significa perdere un migratore? Sicuramente perdiamo un pezzetto di biodiversità, un patrimonio genetico che non ci torna indietro. Però soprattutto perdiamo dei, dei benefici e dei servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono dei benefici che la natura e l'esistenza stessa di questi migratori ci regala. Pensiamo ai milioni di uccelli migratori che ogni anno dall'Africa arrivano in Europa per nidificare e sono i, diciamo, gli insetticidi e i pesticidi più potenti che abbiamo. Mangiano tonnellate di insetti nocivi come le zanzare per gli uomini o nocivi magari per nella nostra agricoltura. Okay. ok, Abbiamo, appunto, dicevo, rischiamo di perdere tantissimi servizi ecosistemici, addirittura potremmo perdere dei paesaggi, quindi potremmo perdere bellezza e potremmo perdere pil. Questo per dirvi che il mio incontro con i migratori è avvenuto 14 anni fa, avevo 18 anni, ero in Spagna, mi trovavo in una cittadina a sud della Spagna che si chiama Tarifa e che si affaccia sull'Africa e improvvisamente il cielo si è coperto di cicogne bianche. E così come sono arrivate queste cicogne sono andate via. Da quel momento io sono rimasta quasi folgorata, ho deciso che avrei studiato per capire chi sono i migratori, cosa fanno, dove vanno, perché ci vanno e vi ringrazio tantissimo perché... Ogni volta mi date la possibilità di raccontarvi le loro storie, i loro viaggi e quanto sono importanti per noi. Grazie. Grazie a uh, Francesca incontri. Rossella Panarese, appena sei salita sul palco, mi ha scritto: voglio farle una domanda. Quindi partiamo da Rossella Panarese. <ride> Prego. Okay. Beh, io sono un po' di parte perché conosco ormai Francesca da un po' di tempo e. Eh trasmettemmo a Radio 3 il suo primo lavoro che era un audiodocumentario proprio su questo, su questo tema e in quell'occasione quell avevamo ospite appunto un ornitologo, parlavamo di uccelli e la prima domanda che arrivò dagli ascoltatori e il giorno dopo anche su un quotidiano era proprio quanto queste storie ci riguardano da vicino, quanto quella domanda perché correre tanti rischi. Riguarda tutti quanti eh, noi, riguarda eh, gli esseri umani, le donne, gli uomini con i loro bambini che appunto eh, migrano. E allora, Francesca, volevo chiederti questo: tu hai fatto riferimento al cambiamento climatico, che è un'altra delle ragioni per cui Homo sapiens continua a, a migrare, e poi tu concludi il libro un po' sorprendentemente parlando di piante. La butti lì, ecco: eh, beh, insomma. Cominciano a migrare anche loro, cosa vuol dire? Sì, per il cambiamento climatico stanno nascendo, diciamo così, dei nuovi migratori, delle nuove migrazioni, tanti animali ma anche piante, quindi gli organismi più sessili che possiamo immaginare, se vogliamo, se non sappiamo che invece si spostano anche con i pollini, ehm, portati dal vento o dall'acqua in, in alcuni casi. Niente, per il, appunto, per il cambiamento climatico stanno nascendo, come dicevo, nuove, nuove migrazioni, ci si sposta per trovare un clima più fresco, ogni specie noi sappiamo è adattata a vivere in un certo contesto che è fatto anche di temperatura, di luce, eh, di parametri chimici e fisici. E quando quei parametri vengono alterati dal cambiamento climatico, perché magari si alza la temperatura, si acidifica il mare, gli animali sono costretti a spostarsi, anche se sono tra i non migratori. Sono costretti a intraprendere in quel caso una migrazione, a spostarsi. Molti sappiamo che, per esempio, molti pesci si stanno spostando più verso nord o in acque più profonde per sfuggire al caldo. Eh, ci sono appunto piante che stanno scalando le montagne. Anche lì abbiamo un problema, però, poi, di perdita di biodiversità, perché a questo spostamento ovviamente c'è un limite. Il nostro pianeta è finito, così come anche le vette delle montagne: uno scala scala, 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 però, chi, magari, come le stelle alpine, sono più su di tutte e poi a un certo punto insomma non, non hanno più un posto dove, dove andare. E quindi purtroppo insomma anche lì abbiamo un, una perdita di, di valore, insomma di biodiversità. Gabriele Beccaria. Sì, buonasera. Grazie. Complimenti per il libro. Ehm, allora, visto Grazie. che noi sapiens camminatori ci consideriamo così intelligenti, ma in realtà queste storie di migrazioni suggeriscono che tantissime forme alternative di intelligenza che questi animali incarnano e io trovo questa forse una storia dentro la storia che lei racconta straordinariamente affascinante, forse dobbiamo ancora conoscere bene queste intelligenze alternative che forse in certi casi sono molto più astute di noi. <ride> sì, no, sicuramente, sono tante ancora le cose che abbiamo da conoscere dei migratori, di tanti, per esempio, banalmente ancora non conosciamo le rotte, uh, per dire, degli squali balena noi non sappiamo dove vanno, non sappiamo dove abbiano il nido, come è scritto nel libro. Sono migratori, ma non sappiamo appunto in realtà dove vanno effettivamente a, a riprodursi. Uh, per altri magari non conosciamo i sistemi di orientamento, oppure per dire, la farfalle, le farfalle monarca che mh, si fanno 6.000 km su e giù per il Nord America, Sappiamo che c'è una generazione, Matusalemme, che vive otto mesi e fa la migrazione verso sud. Le tre generazioni successive, quindi figli, nipoti e pronipoti, salgono verso nord. Ma come avviene questo switch? Per cui una è sicuro che deve migrare verso sud e le altre tre sanno che devono migrare verso nord, non lo sappiamo. E, diciamo che anche quella una, una sfida sia politica per quanto riguarda la, la conservazione, perché andrebbe appunto fatta su scala globale sia scientifica per cercare appunto di comprenderli meglio e se li comprendiamo meglio potremmo anche proteggerli meglio. 30 secondi con Giovanni Crepara. Fra tutti questi migratori, qual è quello che ti ha appassionato di più e perché? Oddio, è una domanda difficilissima. <ride> no, penso che tra i miei preferiti ci sono c'è la Sterna Artica, sicuramente, che ho avuto anche il, il piacere di, di vedere, e, e poi le tartarughe marine. Eh, quelle le trovo eccezionali perché veramente fanno dei viaggi allucinanti. Partono da che sono 4-5 centimetri lungo le coste, magari della Florida, si fanno tutto il nord dell'Atlantico, e addirittura il 45% dei giovani che abbiamo di tartarughe marine caretta caretta nel Mediterraneo vengono dalla Florida. Quindi diciamo sono dei, dei migratori veramente pazzeschi. Bene, grazie a Francesca Boninconti. Un applauso e in bocca al lupo per, per domani. Passiamo al terzo autore, Giulio Cossu La trama della vita, la scienza della longevità e la cura dell'incurabile tra ricerca e false promesse. Edito da Marsiglio. Benvenuto Giulio, prego il microfono. Non ha presentato. ho no, no, diapositive. Allora, grazie per questo invito e sono qui a raccontarvi un po' di questo libro. Uh, ho deciso di non far vedere diapositive perché questo è un argomento che rischia di diventare una lezione e invece ho preferito raccontarvi la storia come è, com è nato. E eh, mi piace iniziare quando mi capita di parlare, con una bellissima uh, canzone che non vi canto, non vi spaventate di Leonard Cohen. Eh, famous Blue Raincoat in cui lui scrive all'amico: I hope you keep some kind of record. Spero che tu tenga qualche tipo di memoria. Bene. Io, per caso, senza particolari meriti, mi sono trovato ad essere testimone di quella che potrebbe, ma attenzione, non è. Una rivoluzione in medicina come lo sono stati i vaccini o come lo sono stati gli anti. Pensate, io mi sono laureato nel 1977, dopo Cristo, eh, per specificare, e, e quando mi sono laureato io, l'idea di poter intervenire sul genoma, di poter curare i geni, di poter far ricrescere gli organi, di poter curare delle malattie che erano fino a dieci anni fa incurabili, era semplicemente fantascienza. Non era proprio possibile immaginare come, ma già allora, quando io diciamo, ho cominciato un po' a occuparmi di biologia cellulare, di biologia dello sviluppo, c'erano dei pionieri visionari come Michael Blaise, Alena H, e mi piace ricordarlo Claudio Bordignon, Alza Raffaele, che Avevano capito che gli sviluppi della uh, biologia molecolare potevano permettere di modificare i virus, virus come eh, retrovirus, che sono virus RNA, e sostituire il gene che causa la malattia con il, eh, eh, la malattia infettiva causata dalla, dal virus con la coppia sana del gene la cui mutazione ha causato una malattia genetica. Quindi, se vogliamo, la possibilità poi di infettare, perché questi virus lo sanno fare molto bene, come abbiamo chiara evidenza in questi giorni, di far entrare questi virus nelle cellule del nostro corpo e portare... Una copia sana. Oggi con la CRISPR-Cas9 si pensa addirittura non di portare una copia sana del gene, ma con forbici e ago di tagliare via la parte sbagliata e sostituirla con quella sana. È ancora più semplice dirlo che farlo, però certamente questa è una nuova frontiera della medicina. Quindi, che cos'è la medicina rigenerativa in soldoni? È una nuova branca della medicina che eh, Cerca di rigenerare i nostri organi. E quindi il libro comincia con una breve storia della rigenerazione e di come dal Seicento in poi eh, tanti, tra cui il famoso Spallanzani, eh, studiarono tagliando a metà piccoli vermetti e altri animali molto piccoli che metà del corpo riproduceva l'altra. Man mano che si sale nella complessità delle specie questa capacità tende a essere perduta, però per esempio il nostro fegato rigenera benissimo, il nostro cuore, come purtroppo sappiamo, no. E, e naturalmente come si può riparare o indurre la rigenerazione? In tanti modi, si possono aggiungere all'organo malato delle cellule sane, idealmente che provengano dal paziente stesso, si possono inserire i geni con i vettori virali o direttamente nel corpo del paziente oppure nelle cellule che si sono estratte dal paziente, si sono amplificate in coltura e poi una volta geneticamente corrette si riportano dentro. E ancora lontano, tenderei a dire da clamorosi successi clinici, c'è poi l'ingegneria dei tessuti che cerca di ricostruire un'intera trachea e qui viene purtroppo l'esempio infelice del chirurgo italiano. Che è stato un pioniere del trapianto di trachea, ma poi la cosa è finita male. L'esofago, altri generalmente i tubi sono quelli che si riparano meglio, perché è meglio riparare il lavandino della doccia che l'intero frigorifero, per intenderci. E naturalmente, cosa ne deriva da questo? Perché noi dobbiamo pensare ad alcune cose. Uno, potremmo pensare non solo di usare queste metodologie per Cercare di alleviare o curare bambini colpevoli soltanto di essere nati con un gene sbagliato. Ma potremmo portarla più in là e dire: io bevo, fumo, mangio, distruggo i miei organi, però sono ricco, quindi vado dal medico rigeneratore e mi faccio rifare il fegato così come mi farei rifare gli ammortizzatori dell'automobile. Per carità, non c'è niente di male, però ovviamente c'è una diversa enfasi e se vogliamo emotiva, io ho visto quando lavoravo al San Raffaele bambini destinati a morire eh, per causa di infezioni banalissime di cui noi non ci rendiamo nemmeno conto. Li ho visti curati che correvano, e questi bambini adesso non sono più bambini, hanno 20, anni, 25 anni e conducono una vita normale. Tutto bellissimo, ma ci sono vari problemi. Il primo problema sono i costi, che sono astronomici. Per cui i primi due prodotti di terapia genica che hanno ricevuto l'autorizzazione sul mercato ad essere venduti come un farmaco, uno che si chiama Strymbelis, ma adesso senza entrare nel dettaglio, praticamente è stato ritirato dal mercato perché costava troppo. E, e il, il gene dell'adenosina di aminasi che. Era stato, ha avuto l'autorizzazione la, all'emissione all in commercio, rischia di fare la stessa fine perché il trattamento costa 700 euro. E qui vorrei porre un quesito etico: quanto ho ancora? Perché io, ah, sono chiacchierone. Ecco. Ehm, immaginate di essere un medico e di dire a una madre che suo figlio ha una malattia incurabile per cui non c'è niente da fare. È duro, ma immaginate invece di, dire a un medico che, eh, di essere un medico che dice a una madre che suo figlio ha una malattia che era incurabile, ora si potrebbe curare, ma siccome la cura tro costa troppo, suo figlio non può essere curato. C'è una bella differenza. E a questo si aggiunge ai costi l'aspetto commerciale. Per esempio, queste terapie costano tanto, ma... Uh, se voi andate sul web e cercate stem cell clinics, tro oh, cliniche, cioè, trovate in tutto il mondo uh, cliniche private che per 30-40 mila euro promettono un tentativo, non garantiscono nulla, di cura per praticamente tutte le malattie, con le famose cellule staminali, che il più delle volte sono quelle mesenchimali, che peraltro staminali nemmeno sono. Ecco, e naturalmente chi ha una situazione disperata non è lucido e, ultimo punto toccato dal libro, eh, anche la, eh, il medico di famiglia che non ha studiato medicina rigenerativa nel corsi di studio non è in grado di consigliare bene. Quindi ci sono una serie di problemi che dovremo affrontare e risolvere se vogliamo che la medicina rigenerativa diventi davvero una nuova frontiera della medicina e non si limiti ad essere casi sporadici, magari bellissimi, che però non alterano l'intero sistema. L'ultimissima cosa che volevo dire era questa idea che se noi potessimo rigenerare i nostri organi, in teoria potremmo vivere per sempre. E naturalmente questa è una, una considerazione così complessa per cui non credo nessuno abbia una risposta. Possiamo, ci sono cliniche negli Stati Uniti che ti congelano appena morto per circa 250.000 dollari e ti tengono lì finché un giorno non arriverà una cura. Ora io, nella mia come dire, stupidità, mi sarei detto, ma perché non prendete un topolino sano di 20 grammi, lo congelate e vedete quando, se lo, quando lo scongelate è vivo? È semplicemente perché non sarebbe vivo. Ecco, Però loro ti dicono, non importa, ma fra 30 anni, 40 anni, 100 anni, quando magari sulla Terra ci saranno solo scarafaggi e altri insetti, noi saremo in grado di curare la malattia che oggi ti ha portato a morte. E c'è la fila per andare in queste cliniche a farsi congelare appena morti. Ora, l'unica considerazione banale con cui voglio chiudere è che tutti noi vorremmo vivere, magari fino a 90, 95 anni, col corpo di 50 e la testa di persone di 50. Ben altra cosa è quello che facciamo come classe medica di prolungare inutilmente l'agonia di persone che magari nemmeno vorrebbero ma a cui viene imposto di vivere con dei costi stratosferici soltanto per prolungare la sofferenza e una sopravvivenza che è senza dignità. Sono stato puntuale. Assolutamente, cronometrato. <ride> Barbara Carfagna tra i tanti casi che abbiamo sentito appunto, sempre riguardanti il CRISPR in giro per il mondo negli ultimi anni. Eh, qual è quello che l'ha colpita di più nel senso anche etico? Cioè, qual è il limite etico che lei vede e in quale caso lo ha visto? Abbiamo sentito i casi cinesi, sì, insomma. Sì. Il limite etico dipende dal fatto che noi non controlliamo completamente questa tecnologia, che quindi non c'è nessun problema a usarla sulle cellule in coltura. Ci sono una serie di problemi tecnici con cui non vi annoio a iniettare la caspasi con un virus nel corpo, ma trattare le cellule germinali, perché il problema è nel momento in cui io curo una malattia incurabile, questo paziente avrà una vita normale e vorrà avere dei figli, i figli saranno malati. Se io riesco a curare le sue cellule germinali, eradico la malattia. Qui non si tratta di giocare a fare Dio, si tratta semplicemente che, la, come tutte le forbici che agiscono da sole, taglia dove deve tagliare, ma spesso e volentieri taglia dove non deve. Quindi c'è il rischio di fare dei danni di cui noi oggi non possiamo valutare l'entità. E la comunità dei ricercatori che si è data una moratoria, come fece ai tempi di Asilomar, dicendo che si può fare qualsiasi sperimentazione sulle cellule, in vitro, sugli animali, ma prima di curare i geni nei gameti, nelle cellule germinali umane, bisogna che controlliamo al 100% questo metodo. Giovanni Caprara. Nella medicina rigenerativa, che in qualche caso sembra essere quasi un sinonimo di miracolo, come le staminali hanno dimostrato, ecco, qual è il limite maggiore? È un limite scientifico di ricerca o è un limite economico? Perché ovviamente investire in ricerche di questo genere è costoso. Tutte e due. È... Mi hai fatto una domanda ben complessa, rispondere in 20 secondi è difficile. Finora le malattie curate sono quelle del sangue e degli epiteli, perché sono gli unici due tessuti dove noi possiamo eliminare le cellule malate e fare spazio per le cellule che trapiantiamo, siano da un donatore o dello stesso paziente ma curate. Ma voi non potete rimuovere il cuore, eh, il, il cervello, anche se... Sicuramente vi vengono in mente esempi per cui la rimozione della corteccia cerebrale potrebbe essere utile, ma diciamo, avrebbe comunque conseguenze legali. Fondamentalmente noi dobbiamo inventarci per tutti gli altri tessuti, nel trial clinico che noi abbiamo fatto a Milano, il paziente più giovane che aveva il numero maggiore di cellule trapiantate ne aveva una ogni cento. E una cellula buona non può fare il lavoro di 99 che non ci riescono. Nel caso dell'epidermide curata nella malattia famosa di Assan di epidermolisi bullosa, il 100% delle cellule erano curate. E Assan, che era destinato a morire di questa malattia terribile, adesso, seguito a 5 anni, gioca a pallone e va a scuola con gli altri bambini. Quindi questo è importante, non può essere dimenticato. Ma bisogna ricordarsi che purtroppo l'eccezione non è la regola. Silvia Bencivelli, una domanda veloce dove ti vedo? Silvia eh, domanda veloce eh, sì, sì, tu hai giustamente parlato dei costi delle terapie però adesso mm. con l'epidemia in corso credo che sia evidente a tutti il, il fatto che le risorse non sono infinite ed è questo il dramma collettivo che stiamo vivendo. No? Se oggi abbiamo bisogno di una terapia anche normale, l'epidemia potrebbe impedirci di averla perché, appunto, le risorse non sono infinite. E allora si pone sempre il problema di chi decide, no? Tu, che sei un ricercatore, da che parte stai? Chi decide per te? Ma io non. Mi sopravvaluti io cerco di rascimolare qualche, qualche pound per fare un po' di ricerca, se me la danno sono contento. Devo dire che, ai tempi dell'IDS, eh, ottenni il mio primo finanziamento grosso sull'embriotossicità dei farmaci. Per, eh, adesso, a una certa età, una certa dignità, io non lavoro sui virus. Ho avuto perlomeno il buon senso di non chiedere fondi. È chiaro, in una situazione come questa, bisogna prioritizzare la ricerca, però dovrebbe essere finanziata ricerca buona. Io ho visto pubblicare cose che non stanno né in cielo né in terra, come era all'epoca dell'IDS, per quelli più anziani di voi che lo possono ricordare. Bene, grazie a Giulio Cosso. un applauso e buona fortuna per domani mattina. E passiamo dalla medicina rigenerativa alle neuroscienze con Anna D'Errico e il suo il senso perfetto mai sottovalutare il naso. Codice Edizioni 2019, benvenuta a Padova. Grazie, buonasera a tutti. Uh, prima di iniziare vorrei invitarvi a fare una cosa, è una cosa semplice, ci vuole forse un po' di coraggio, ma è, è fattibile. Uh, vorrei che alitaste nella vostra mascherina. Provate a farlo gentilmente, una alitata, e poi annusate il vostro fiato, il vostro respiro. Per le persone da casa possono provarci anche con, con la mano, annusando la propria mano, sentendo l'odore della propria pelle. L'odore ci uh, rivela tante cose di noi, anche di quello che abbiamo fatto uh, poco fa. Uh, questa è l'ora dell'aperitivo, magari qualcuno aveva già bevuto, magari preso un caffè, mangiato qualcosa e qualcuno di voi magari pot avrà uh, potuto percepire uh, dal proprio alito qualche sentore o riverbero di, uh, dei minuti uh, precedenti. E perché è importante? Cioè spesso uh, o siamo in situazioni stressanti come, come adesso, qui uh, si suda, si è stressati, si si puzza un po', ci si sente uh, un po' nervosi e ci si dice, beh, l'odore potrebbe anche forse non esserci o il nostro naso potrebbe anche non funzionare e magari uh, sarebbe più facile per tutti. Però di fatto uh, l'odore ci rivela tanto, non solo uh, di noi, ma anche della nostra relazione con gli altri. E, um, in passato, nella scienza medica uh, l'odore, anche l'odore del fiato, veniva utilizzato a scopo diagnostico, perché di fatto non solo quello che abbiamo mangiato o l'alcol viene rivelato dal, uh, dal nostro alito, ma anche alcune disfunzioni metaboliche. C'è una malattia genetica abbastanza rara, uh, si chiama trimetilaminuria, che è anche nota come uh, sindrome del pesce che puzza. I pazienti con questa uh, sindrome uh, emettono in tutto il corpo un odore che sa appunto di, uh, di pesce, di pesce un po' andato. Eh, questa è una disfunzione dovuta alla mancanza di un enzima a livello del fegato che uh, causa l'incapacità di metabolizzare la trimetilammina. La trimetilammina è una molecola che caratterizza appunto la puzza di pesce, la troviamo anche, è un po' quello che uh, in Veneto si chiama anche odore di freschin. E, e queste persone emettono spesso anche in modo molto intenso un odore di pesce e spesso però non se ne rendono conto immediatamente. Questa è un'altra cosa, perché uh, noi viviamo con il nostro odore, con i nostri odorini, ogni tanto li sentiamo, però poi uh, ci abituiamo. L'odore dell'altro è sempre più forte, più invasivo, o può essere anche molto piacevole. Se osservate questa immagine. Può rendere molto l'idea di che cosa intendo. Uh, questa è presa da un evento che si è svolto uh, presso il Centro di Arte e Olfatto a Los Angeles, dove uh, studiano l'interazione in realtà tra olfatto, odori e anche arte, e hanno fatto alcuni eventi che sono famosi anche come i eh, feromon party, o uh, parti di feromoni o parti uh, della maglietta sudata, e corsi di annusamento ascellare. Eh, questa è la versione pop di uh, una, uh, una nozione che abbiamo presente tutti e eh, ci riverbera: no? l'idea che la chimica, uh, le molecole, gli odori del nostro corpo possano influenzare in qualche modo il nostro uh, comportamento e l'attrazione reciproca. Su questo c'è anche uh, molto fraintendimento e diverse uh, nozioni, che sono in realtà pseudoscientifiche, perché i feromoni, in realtà a livello umano, non, uh, non sono ancora stati identificati. Ci sono però diversi odori che sono in grado uh, di ovviamente attivarci a livello anche emotivo e profondo e, um, e questo lo abbiamo tutti presente. Che cosa succede? Uh, prendiamo il caso classico di un amore che finisce. Ognuno poi si ritroverà a casa di solito un indumento dell'altra dell persona e di solito in quel caso quello che succede... A seconda di come eh, chi è stata la parte diciamo più lesa si ritrova questo, uh, questo indumento e una persona di solito che cosa fa? O gli dà fuoco o l'annusa. E questa è una cosa istintiva che facciamo costantemente con le persone a cui siamo più legati, uh, i nostri figli, l'odore dei nostri figli, l'odore del nostro partner, l'odore no delle, delle persone più care. È una cosa. Um, che ci si lega nel profondo. E come avviene questo meccanismo? Avviene proprio perché il messaggio odoroso dal naso, dalle narici, va dritto alla parte più profonda del nostro cervello. Il cervello, è quello diciamo che viene definito come rettiliano, o uh, rettile, ecco, non rettiliano, <ride> ma um, che riguarda quello che uh, qui vedete in, in blu uh, come ippocampo, forse questo termine vi sarà familiare perché riguarda soprattutto le memorie e l'amigdala che è coinvolta nelle reazioni emotive. E quello che si dice della connessione tra memoria e odore passa proprio attraverso le emozioni. E anche qui è una falsa credenza, quella che l'odore di per sé ci aiuti semplicemente a ricordare gli eventi e i fatti. Quello che avviene è che si crea un link emotivo ad una determinata situazione, ad, una determinata, um, ad un determinato uh, momento del passato e quindi il flashback uh, ci riporta a quel momento proprio perché c'è questa connessione diretta. Poi, stranamente, il cervello in realtà uh, viene coinvolto dal, uh, dal segnale olfattivo anche nelle aree più, uh, più sviluppate, più cognitivamente sviluppate per l'uomo. Uh, il cervello olfattivo non riguarda solo queste parti, diciamo, uh, profonde, ma per esempio la corteccia orbitofrontale, che è quella appunto più evolutivamente avanzata. E quindi questo è uno dei misteri che ancora uh, gli scienziati stanno cercando di uh, rivelare e capire del come queste uh, connessioni si siano create, come l'odore e quando dico odore mi riferisco anche agli aromi dei cibi perché le due cose sono strettamente collegate. Eh, come tutto questo abbia anche favorito, in qualche modo contribuito a favorire eh, lo sviluppo e l'evoluzione del cervello e delle caratteristiche più eh, cognitivamente avanzate eh, di noi umani. Quello che dico sempre è che il cervello è eh, una macchina che ci permette di fare eh, viaggi eh, pazzeschi ed il naso è la sua finestra sul mondo. Uh, come vedete in questa raffigurazione, le molecole odorose entrano nel naso, devono arrivare alla parte più profonda delle fosse nasali, le potete immaginare come localizzate all'altezza degli occhi, e da lì uh, le terminazioni degli neuroni olfattivi, perché sono dei veri e propri neuroni, sono esposte all'esterno, nel muco nasale, e da lì il segnale olfattivo viene mandato direttamente al cervello. Vero e proprio eh, passaggio diretto. E da lì appunto va alle zone profonde e a quelle anche più avanzate. E c'è poi la via retronasale. Stasera, quando sarete a cena, vi invito ad assaggiare o bere qualcosa tenendo le narici tappate per qualche secondo e provate ad assaporare in quel modo i cibi. Vedrete che eh, l'effetto cambierà quando poi tornerete a usare di nuovo il naso, perché molte delle molecole odorose che si sprigionano dal cibo e dalle bevande in realtà raggiungono il naso anche per via retronasale, quello che chiamiamo amor, ehm, aroma o sapore, che è diverso dal gusto, che invece riguarda appunto i, ehm, i gusti basi, dolce, salato, eh, amaro. C'è poi un'altra cosa importante, dicevamo gli odori del corpo, gli odori del corpo intervengono nelle nostre interazioni. Ehm, Prima si è parlato di uh, razzismo e migrazioni. Quanto l'odore è importante in questo? Quanto stigmatizziamo altre persone in base agli odori? Quanto uh, definiamo determinati gruppi e popolazioni in base alle loro uh, caratteristiche, diciamo, culturali che si riflettono anche appunto sugli Eromi e uh, uh, gli odori che usano? Ma ognuno di noi ha un naso diverso, e questo è un altro degli aspetti più affascinanti della genetica, della biologia del molecolare legata agli odori. Perché ognuno di noi ha un portfolio di recettori olfattivi unico. Abbiamo circa 400 recettori olfattivi, codificati da altrettanti geni ma abbiamo un uh, elevatissimo polimorfismo genetico, si dice, uh, per cui tutti questi geni vengono codificati con delle piccolissime varianti, per cui tutti avremo delle molecole in particolare che non saremo capaci di sentire. Ci sono alcuni muschi usati anche in profumeria, come la galaxolide per esempio, che alcune persone non sono in grado di sentire. Il beta-ionone è un'altra molecola. Che si usa, si trova anche nell'odore di violetta, per esempio. Non viene percepita dal 50% delle persone. Se adesso la facessi annusare a voi qui e chiedessi chi la sente e chi no, la metà di voi uh, direbbe che non sente nulla. E questo avviene con tantissimi uh, odori diversi, e ognuno di noi ha una, uh, una propria versione di questa cosa. E questo ci rende tutti diversi, ma rende in ognuno di noi diversa anche la, sua, la propria percezione. Ecco perché il marketing che sfrutta molti, molti claim legati agli effetti. Fantomatici di odori e profumi, in realtà, deve, inizia a tenere conto proprio di questa cosa, del fatto che ognuno ha poi un proprio viaggio individuale. E recentemente si è iniziato a proporre la stessa cosa anche per uh, fare, uh, far fare alle persone viaggi in realtà virtuale, in realtà aumentata, sfruttando proprio il potere evocativo uh, degli odori. E quindi con questa suggestione io uh, lascio di nuovo a voi la provocazione del perché. Uh, l'ho fatto è eh, o dovrebbe essere un senso perfetto. Eh, grazie. Grazie ad Anna Del Rico. Partiamo con Rossella Panarese. Sì, uh, allora questo è un libro pieno di storie naturalmente, e per molti di noi storie che non conoscevamo. C'è una cosa che mi ha colpito, Anna Del Rico, lei cita un sondaggio di qualche anno fa, nel 2011 se non erro, in cui è stato chiesto ad un campione di giovani e giovanissimi a cosa avrebbero rinunciato tra una serie di tecnologie, dallo smartphone al PC, e poi c'era anche l'olfatto. Addirittura quasi la metà, se non vado errata, ha scelto di rinunciare all'olfatto. Non so se oggi il Covid ha rimesso purtroppo in primo piano anche questo senso, che perché la perdita dell'olfatto, come è noto, è uno dei sintomi più, Precisi di essere malati di, eh, di Covid, però mi sembra di capire, Anna Del che anche ne voi neuroscienziati, studiando l'olfatto umano, notate un po' una contraddizione, perché da una parte sembra che, che, che non sia il senso più potente, no? dal punto di vista genetico o anche anatomico, dall'altra però eh, ci sono casi invece di grande. Lei prima poi parlava no? di un set ognuno personale. Ecco, cosa conta nella vostra ricerca al momento che avete capito nel definire la potenza di questo senso che lei definisce intimo e selvaggio allo stesso, allo stesso momento? C'è ancora tanto da scoprire in realtà. La scienza dell'olfatto è una scienza molto giovane. Il premio Nobel per l'olfatto fu conferito nel 2004 per una, una pubblicazione proprio appunto sulla scoperta dei geni olfattivi Uh, che era del 91 ed è da allora, dal 2004, che c'è stata un po' una spinta, una evoluzione in questo senso. Però ci sono alcuni meccanismi fondamentali di base proprio sul come, come questi recettori vengono espressi, come facciamo a trovarci tutti questi recettori nel naso e come fanno questi a trovarsi tutti al, nel posto giusto, al momento giusto. Ogni neurone può esprimere uno solo di questi recettori e la scelta viene in modo uh, casuale. Come avvenga, però, gli scienziati ancora non sono riusciti a scoprirlo e quindi questo butta uh, le basi anche per questioni fondamentali che riguardano non solo la genetica la biologia molecolare dell'olfatto, ma anche appunto la uh, genetica tutta. E, uh, nel caso appunto dell'olfatto, c'è questa connessione molto profonda, appunto, come dicevamo, con la sfera emotiva e anche identitaria che spiazza molto le persone. Chi è anosmico dice spesso che scopre poi una realtà quasi massonica perché ci sono molte più persone di quanto si creda uh, che hanno questi problemi, ma se ne parla poco, non si trovano informazioni e le persone sono completamente spiazzate. E uh, perdono il contatto con se stessi e anche con gli altri, sviluppano uh, piccole fobie uh, perché temono di puzzare, perché non sentono la puzza di gas. E um, sviluppano anche depressione, è una uh, de delle condizioni spesso correlate appunto con anosmia. Ed è tra l'altro uno degli indici di numerose uh, malattie neurodegenerative, la perdita dell'olfatto. Giovanni Caprara. Ci hai raccontato molti segreti del mondo dell'olfatto, ma perché hai deciso di dedicare la tua ricerca a questo mondo? È successo in modo quasi non casuale, ma in un certo senso sì, nel senso gli odori e la fisiologia dei sensi già mi interessavano e mi Uh, mi affascinava. E dopo il dottorato, semplicemente cercando un laboratorio che avesse una posizione per, per continuare le mie ricerche, uh, mi imbattei in un laboratorio alla Sissa di Trieste, dove si studiava appunto l'olfato. Quindi la cosa mi incuriosiva e, e mi ci buttai. E fu poi ero proprio iniziando a studiarlo e veramente, capendo veramente tutte le cose che ancora non si conoscono e tutti questi meccanismi assolutamente uh, quasi magici e misteriosi, che uh, la, pas la passione è cresciuta. C'è tempo per un'ultima domanda veloce, se volete. Ma aggiungerei io una domanda. Sì. Talvolta, in alcuni casi, è diventato anche letteratura l'odore. Ecco, che cosa suggestiona di tutti gli odori la letteratura, secondo te? Ma gli odori, se andiamo attraverso la letteratura, ci sono pieni pieno di riferimenti. Parlando dei odori del corpo, c'è un romanzo di Luigi Capuana che non è molto conosciuto, chiamato Il Profumo, in cui la protagonista a un certo punto è una giovane sposina, hanno problemi, ha problemi con la suocera. Trama molto originale e a un certo punto la, um, inizia a somatizzare questo malessere. Lo somatizza iniziando ad emettere uh, odore di zagara, l'odore di zagara o odore di fiori d'arancio. Il suo corpo e le, le punte delle sue mani iniziano a emettere questa, questa fragranza fortissima, intensissima, che oltre alle simbologie legate ai fiori d'arancio, uh, manifestano appunto questo, questo malessere. E ci sono diverse declinazioni di, di, di odore nella letteratura in, in, tantissime, in tantissime versioni. E, è molto evocativo perché gli odori um, sono spesso rappresentati come metafore. Le metafore ci aiutano a visualizzare, a capire qualcosa che di solito è in, inafferrabile. L'odore spesso è, è così perché lo sentiamo, lo riconosciamo, ma poi facciamo fatica a dare, a dare un nome e a descriverlo. Però. Uh, lo sentiamo a livello emotivo. Benissimo. Anna Del Rico, il senso perfetto, grazie e buona fortuna per grazie. domani. È il turno dell'ultima dell finalista e dell'ultimo libro: eh, Cybercrime, attacchi globali, conseguenze locali. Carola Frediani. Sì. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' d'acqua. Adesso. Prego. Che ho troppe cose in mano. Prendo io. Grazie mille. Allora. Intanto buonasera a tutti, e grazie per essere venuti qua, grazie anche alla giuria qua e da casa. E, <ride> allora, partiamo subito con una, realtà, una notizia di pochi giorni fa. Eh, questo all'ospedale di Düsseldorf, un ospedale di Düsseldorf in Germania eh, ha subito un attacco. In realtà si è preso un virus, un, un tipo di virus che chiamiamo ransomware che cifra i file e chiede un riscatto. Quindi si è bloccato, eh, ha bloccato quindi anche le attività del pronto soccorso. E un'ambulanza che portava una donna ha dovuto andare, è dovuto andare molto più lontano. Eh, questa donna è deceduta. Ora noi non sappiamo se eh, questa diciamo, morte sarebbe avvenuta ugualmente ma eh, alcuni ritengono che questo possa essere il primo caso di eh, morte indirettamente causata da un ransomware e, e tra l'altro la polizia tedesca sta facendo proprio un'indagine anche per omicidio colposo quindi non solo per un atto diciamo cybercriminale. Eh, questa cosa questo era diciamo il messaggio lasciato dagli attaccanti in cui chiedevano il riscatto per poter decifrare poi diciamo, i file eh, questa cosa in realtà non è nuova, tra l'altro, in questo momento ci sono tantissimi attacchi di questo tipo contro aziende e anche contro ospedali. Se pensiamo anche al momento critico che stiamo vivendo, è abbastanza preoccupante. Ci sono anche attacchi informatici che invece sono finalizzati a fare cyberspionaggio, e in questo caso stanno puntando, ad esempio, anche ai, ai vaccini e alla ricerca sui vaccini. Eh, ma dicevo, non è in realtà eh, nulla di nuovo perché le avvisaglie noi le avevamo avute. Le avevamo avute nel 2017, quando un, eh, di nuovo uno di questi virus, un ransomware, aveva spazzato letteralmente decine di paesi colpendo aziende e organizzazioni e mandando in tilt il sistema sanitario britannico. Questo era uno la faccia di quando vai all'ospedale per fare un esame e ti dicono: no, no guardi, torni un'altra volta perché qua non va niente. E eh, pensate che 19.000 appuntamenti sono, in Gran Bretagna sono stati rimandati a causa di questo attacco. Ehm, questo era, si chiamava WannaCry, il nome dato a questo virus, e questa era la richiesta di riscatto. C'era anche il timer per rendere, diciamo, il senso di urgenza ancora più eh, drammatico e dove andare a pagare e via dicendo. Ma che cos'era WannaCry? Perché era così? Ha fatto, diciamo, tutti questi danni e si è diffuso in modo così veloce in tutti questi paesi? Perché era un ransomware che era in qualche modo dopato cioè era stato potenziato con dei codici di attacco che erano stati presi, anzi diciamo, rubati, sottratti all'intelligence americana, alla NSA e in particolare alla sua unità d'elite di hacker, che era la, eh, Taylor, la Tao, cosiddetta Tao. Questa, ad esempio, è una slide che è, diciamo fuoriuscita tempo prima. E in cui c'era anche diciamo, lo scherzo interno che eh, loro si chiamavano, si diciamo, definivano Tao Inside, riprendendo il logo no? Intel Inside, loro invece erano Tao Inside, nel senso che entravano nei computer del mondo, delle organizzazioni. Il problema è che qualcuno è entrato anche nei loro computer e gli ha preso alcuni di questi codici di attacco. Dopodiché ha pensato bene di farci un'asta online. Quindi questa asta, comunque diciamo, questa sorta di compravendita è andata poi evidentemente a buon fine, qualcuno li ha presi e qualcuno ci ha fatto appunto WannaCry, questo virus potenziato. Chi è stato diciamo, questo qualcuno? A quanto pare questa era l'IC diciamo, diciamo, della NSA, dei suoi codici di attacco, tra l'altro con nomi anche molto carini, tipo Banana Glee cose di questo tipo e diciamo chi è stato a fare insomma poi questa composizione finale eh, questo virus eh, ransomware è eh, a quanto pare dei nordcoreani questo ad esempio è quello che è stato diciamo dichiarato sostenuto da Stati Uniti Gran Bretagna e tutta una serie di paesi che hanno accusato la Corea del Nord degli hacker nordcoreani questa è l'incriminazione contro un hacker nordcoreano come vedete wanted dall'FBI ma eh, per fortuna Quel WannaCry avrebbe potuto fare molto più, molti più danni, ma è stato fermato in realtà abbastanza velocemente da chi? Da un ragazzo britannico di 22 anni, che era un esperto diciamo, di sicurezza informatica molto giovane, che è riuscito a trovare un meccanismo interno al codice di questo virus per, virus per bloccarlo. E, e, ed è diventato immediatamente un eroe su tutta la stampa e i media internazionali. Marcus è diventato l'eroe. Che ha salvato internet e ehm, dopo due mesi è andato negli Stati Uniti per partecipare a una conferenza stampa e eh, prima di rientrare in Gran Bretagna è stato arrestato dall'FBI colpo di scena perché l'FBI lo ha arrestato perché avevano fatto diciamo delle indagini su di lui e avevano eh, stabilito che quando era più giovane tra i 16 i 18 anni lui in realtà aveva prodotto, confezionato un software malevolo usato per rubare credenziali bancarie e lo aveva insieme a un sodale venduto su un mercato del dark web e in particolare su un mercato che si chiamava Alphabay, questa era l'inserzione di questo software malevolo che avrebbe diciamo, fatto lui o lui diciamo, avrebbe contribuito, che si chiamava Kronos, e questa era, diciamo, l'inserzione di, di vendita. E questo era Alphabay, che era un mercato che vendeva principalmente droga ma anche attacchi informatici, cose di questo tipo. E, poi la storia di Marcus per fortuna è andata a finire bene e non si è fatto diciamo la prigione è andata bene diciamo comunque eh, i mercati di questo tipo erano nati già nel 2013 e eh, il primo di tutti diciamo il capostipite è stato Silk Road ed è stato pensate fondato da questo ragazzo Americano, un studente modello, ex boy scout, eh, diciamo, il ragazzo che vorresti avere alla porta accanto, intriso anche di idee libertarie, narcocapitalismo, eccetera, che ha deciso di come dire, lanciare questo mercato in qualche modo slegato anche da quelle che erano le leggi statali, le convenzioni, e solo che la sua storia a un certo punto insomma, ha preso un po' una piega alla Breaking Bad. E, e quindi insomma questo mercato è diventato sempre più importante, sempre più grosso e lui alla fine è, è stato poi arrestato, individuato, arrestato e ora pensate sta scontando l'ergastolo negli Stati Uniti. Invece Alphabay, il mercato che avevamo visto prima, che era uno dei, di quelli successivi, era stato fondato da questo ragazzo di nuovo, meno di 30 anni, canadese, che si era poi trasferito in Thailandia e gestiva... Da lì, quest'Alfabei, peraltro arricchendosi perché lui aveva insomma, gli hanno trovato poi case, macchine di lusso e via dicendo, solo che sono riusciti a individuare anche lui, lo hanno arrestato e qui la, la storia diventa tragica perché lui, in realtà, poi si è suicidato in carcere. E il mercato è stato chiuso dall'FBI. E quando l'hanno chiuso c'è stata un'azione molto interessante perché praticamente hanno fatto diciamo, un'operazione congiunta FBI e Polizia Olandese. Cos'è successo? Che la maggior parte dei venditori e compratori di un mercato si sono spostati su un altro mercato, il principale in quel momento che era Ansa Market. Solo che questo Ansa Market era ormai controllato dalla Polizia Olandese che l'ha controllato per un mese, quindi l'ha amministrato di nascosto segretamente per un mese e in questo modo è riuscita a raccogliere moltissime informazioni su chi lo frequentava, finché poi ha messo questo cartello, in cui, diciamo questo cartello diciamo, virtuale, in cui ha detto eh, questo sito, in sostanza ha detto vi abbiamo fregato e questo sito l'abbiamo sequestrato, siamo l'FBI e la polizia olandese e altri. Per tornare invece a temi più recenti, in questo momento si parla molto della campagna elettorale americana che eh, sapete ci sono temi insomma sulla cioè, così, rischio di disinformazione ma anche di attacchi informatici, di, di cosiddetti leak anche e eh, perché c'è questa preoccupazione? Perché nel 2016 c'è stato questo precedente. Che in particolare la campagna democratica e i democratici americani sono stati attaccati, hanno avuto diversi attacchi informatici e che hanno prodotto tutta una serie di licche. Tra gli attaccati, anche il capo, diciamo, il presidente della campagna di Hillary Clinton, questo John Podesta, che un giorno ha ricevuto sulla sua gmail questa notifica che diceva in sostanza: "Ciao John, qualcuno ha usato la tua password per cercare di entrare nel tuo account, qualcuno dall'Ucraina. Attenzione, noi l'abbiamo fermato, ma dovresti cambiare la tua password immediatamente." Podesta ha eh, chiesto al responsabile dell'IT che cos'era, cosa doveva fare e lì c'è stato forse un fraintendimento. Questo ragazzo gli ha risposto che era legittima la mail, che doveva cambiare la password, gli ha dato il link per cambiare la password. Però la mail non era legittima e chi ha cambiato la password l'ha fatto da questa mail e quindi ha consegnato la password di Podesta a questi hacker, 50.000 mail, che poi sono finite online e tra l'altro hanno dato vita. Eh, anche a una delle prime teorie del complotto che poi si sarebbero sviluppate successivamente nel, nella, nel QAnon, che se non so se lo sapete, è una, questa sorta di eh, articolata teoria del complotto, e, e diciamo, il primo prodromo di questa cosa qua è stato il cosiddetto Pizzagate. Ultimo, come dire, fun fact, quando eh, ci sono stati tutti questi attacchi, a un certo punto è uscito fuori un sedicente hacker rumeno, che diceva di essere stato lui ad aver fatto questi attacchi da solo ed è stato intervistato a un certo punto da un giornalista che gli ha scritto dei messaggi in privato in inglese e poi è passato al rumeno. L'hacker gli ha risposto in rumeno, però poi il giornalista ha fatto vedere dei linguisti queste risposte e gli hanno detto guarda ha usato Google Translate. Quindi forse insomma e questo è la dimostrazione che insomma come si diceva una volta... Eh, su internet eh, nessuno sa che, che sei un cane, no? che è un modo un po' di dire che tu puoi essere quello che vuoi, ma, altri, ma allo stesso modo altri possono cercare di farti credere quello che vogliono. È vero che se si indaga un po' e si, si va a fondo, si possono comunque capire molte cose. E, e su questo vi ringrazio. Grazie a Carola Frediani. Gabriele Beccaria si è prenotato per la domanda. Prego. Ecco, affascinato da questa storia straordinaria, anzi da questo insieme di storie, mi chiedo, noi privati cittadini siamo come formichine che vengono schiacciate, sembra che non, non abbiamo difese o c'è qualche modo per, per proteggerci un po' da questo spaventoso mondo? Ci sono pro e contro dell'essere comuni cittadini nel senso che il, il pro è che non sei probabilmente preso di mira tu come soggetto specifico perché non sei magari il politico in vista o il giornalista in vista o, eh, e questo aiuta eh, perché non hai degli attacchi mirati, quello che puoi rischiare di essere è diventare un danno collaterale, fare parte diciamo di tutta una serie di leak o di altri attacchi in cui fatti a pesca strascico, tu finisci in questa pesca strascico. E per difendersi, in realtà, bastano alcuni accorgimenti. Come dicevo, se vi arriva una mail in cui vi chiedono di cambiare la password, non usate mai il link della mail, anche se. Fosse legittima, meglio andare sul sito in modo autonomo e non attraverso la mail. Eh, l'autenticazione a due fattori: tutti noi abbiamo la posta, sulla posta che è importantissima, diciamo come account. Usiamo tutti l'autenticazione a due fattori, cioè non semplicemente la password, ma un secondo fattore di autenticazione in genere un codice che mettiamo oltre la password. Questa è una cosa semplicissima che si può fare e già protegge tantissimo da possibili attacchi. Quindi ci sono alcune cose semplici che si possono fare. Barbara Carfagna. Allora, questo è un mondo in cui vediamo ogni anno produrre nuovi virus e ogni anno produrre nuovi antivirus. Intorno a questo girano miliardi. È possibile sperare che si arrivi al sistema che protegge se stesso, come cercano da anni di, eh, di dirci gli israeliani attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale? Ed è quella forse l'unica protezione? Oppure continueremo con questa escalation mostruosa in cui chi ha i soldi riesce a proteggersi, intendo anche come nazioni, oltre che come persone, e chi no eh, non ci riuscirà? È difficile perché i allora, singoli sistemi oggi siamo in grado di mettere in sicurezza, abbastanza in sicurezza, dei singoli sistemi. Il problema è quando hai a che fare con realtà e sistemi complessi in cui, appunto, la tua cosiddetta superficie di attacco è così frastagliata e così ampia che è semplicemente molto difficile utilizzare anche puoi avere anche delle tecnologie molto innovative, ma è semplicemente difficile riuscire a coprire tutto questo, diciamo, amplissimo perimetro che ormai si è, è quasi esploso eh, in forme quasi molecolari. Per cui, e tra tra l'altro una grande componente è ancora anche quella umana, quindi la possibilità per gli umani di giocare molto sull'inganno, perché pensiamo che ancora adesso la maggior parte degli attacchi sono basati sull'inganno proprio, no? cioè l'inganno, cioè il fatto che uno ti manda una mail o un messaggio in cui finge di essere qualcos'altro e tu magari alla fine ci caschi. Quindi questi meccanismi psicologici su cui si può ad esempio lavorare con una forte eh, cultura diciamo, digitale, alfabetizzazione digitale. A Giovanni Caprara l'ultima domanda. Questo mondo è anche un mondo di interessi economici. Quanto pesa l'interesse di questo genere sulla generazione di questi crimini? Allora, purtroppo il, diciamo, dal punto di vista della cybercriminalità eh, si è sempre più strutturata in questi ultimi anni e tra l'altro sta facendo e ha fatto dei grandi profitti. Noi, se noi guardiamo ad esempio il caso dei ransomware, qua eh, il fatto che ci siano tante persone che alla fine pagano, cioè tante organizzazioni in questo momento, abbiamo visto un'escalation. Prima i ransomware colpivano soprattutto anche singoli professionisti, ora vanno direttamente a cercare il pesce grosso, cioè l'azienda grossa, l'organizzazione a cui puoi chiedere addirittura anche milioni di dollari. Quindi diciamo che in realtà questa economia cybercriminale è cresciuta negli ultimi anni, si fa molta fatica per tutta una serie di ragioni e anche di difficoltà ad affrontare un fenomeno che è legato anche da, eh, dal territorio, quindi anche da legislazioni, singole legislazioni nazionali. Tu magari hai dei cybercriminali che stanno in un paese eh, e poi usano infrastrutture che stanno da un'altra un parte quindi è molto difficile poi anche avere una reazione di tipo anche eh, da, parte, diciamo, da parte di chi deve fare magari indagini o contrastare questi fenomeni Bene, grazie a Carola Frediani Cybercrime, in bocca al lupo per domani mattina abbiamo in un'ora e mezzo abbiamo presentato i cinque libri finalisti, i sei autori che domani si contenderanno la quattordicesima eh, edizione appunto del, del Premio Galileo. A me non rimane che ringraziare i nostri autori, la, la giuria che ci ha seguito, che li ha interrogati, eh, diciamo così, qui eh, in sala da casa: quindi Giovanni Caprara, Barbara Carfagna, Gabriele Beccaria, Rossella Panarese. Silvia Bencivelli, che ha avuto un problema tecnico, però ha seguito fino a pochi secondi fa, e eh, non ci rimane che ringraziare eh, la giuria esterna. Adesso eh, tutti noi abbiamo fatto il nostro dovere, tocca a voi. Eh, domani mattina, a partire dalle 10, la giuria esterna, appunto, selezionerà eh, da qui, in, dal vivo e in, da remoto, il libro vincitore, e poi a partire dalle 11 eh, ci sarà la cerimonia. Di premiazione. Eh, un appuntamento da non perdere, qui dal vivo e in digitale, con l'intervento tra l'altro del presidente appunto della giuria scientifica Alberto Mantovani. Io vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio gli autori e grazie ancora al comune di Padova. Buona serata a tutti e a domani.